dell'animale.
interrotto il passaggio dalla scena dei gatti a quella dell'uscita in giardino, che sarebbe stato un delitto mettere la mia voce in quel momento lì, perché è una di quelle meraviglie che, insomma, diventano anche difficili da descrivere. Vi faccio solo notare quel suono che avete sentito a un certo punto, che sembra il richiamo di un uccello, no? Quando compare la luna e quando la scena si sposta in giardino, è un flauto a culisse, che sarebbe una specie di siringa, senza ago chiaramente, dove si soffia e la parte mobile, la culisse, produce il cambiamento della nota. Come avrete capito, la scena si sposta in giardino, non si sa bene come avviene questo fatto, è tutto un po'. Siamo in un mondo chiaramente di incantesimi, e sta di fatto che a un certo punto le pareti si allontanano, il tetto vola via e ci si ritrova bambino, gatto e gatta nel giardino illuminato dalla luna. Chiaramente c'è un senso di anche di grande liberazione già. Questo è perché va a uscire dalla stanza e ritrovarsi all'aperto con la luna, gli alberi, l'aria fresca, da questo senso di tornare a respirare. E noi che non abbiamo il giardino, spero che voi ce l'abbiate e sappiamo cosa vuol dire in questo momento. Il conforto dell'aria fresca è di breve durata, perché in realtà anche le voci della natura hanno i loro rimproveri da fare al bimbo, a cominciare dagli alberi che si sono trovati tutti scortecciati. E d'altra parte è chiaro che se avevano, diciamo, un'anima gli oggetti, figuriamoci le piante e gli animali. È interessante sottolineare che l'unico animale che in fondo non rimprovera niente, perché non dice si limita a soffiare, ma quello lo fanno sempre, è il gatto, che continua a fare più o meno quello che ha sempre fatto e rimane abbastanza indifferente a tutto quello che ha combinato il bambino. Sentito quello che avevano da dire gli alberi, ora è il turno degli animali. Inizia la libellula su un valzer lento, che all'inizio non si capisce che è un valzer perché manca la pulsazione, ci sono solo degli arpeggi del pianoforte. Però poi, man mano che si inseriscono gli altri animali, le ranocchie, i pipistrelli, nel frattempo poi c'è anche un usignolo, si arriva ad avere questa danza complessiva che accomuna tutta la natura. E il bambino li deve sentire tutti, li deve ascoltare tutti, non può sottrarsi da questa prova del rendersi conto, toccare con mano i risultati di tutto quello che lui ha combinato. È una scena che ritroverete nel personaggio di Parsifal quando sarete più grandi. Ed è veramente una musica che arriva anche a essere drammatica, a essere disperata, perché per Ravel il dramma, le ferite di un albero, il dramma della libellula che non trova la sua compagna, del pipistrello, del ranocchio e adesso vedremo poi dello scoiattolo, non sono drammi,
meno importanti di quelle di un essere umano. La natura è una e l'artista, in questo caso il musicista, ha il compito di, semplicemente di trovare il linguaggio per farla parlare.